Dottore, dicono che il Covid sia terminato, l'emergenza, non le malattie legate al Covid. Ma l'emergenza è terminata, ma è come quando termina una guerra, ci sono i residuati post bellici, nel senso che una guerra è stata, purtroppo prima ancora della guerra attuale di cui stiamo vivendo, quindi bisognerà nel tempo valutare i residuati, gli esiti, le patologie a lungo termine, il long Covid syndrome, insomma è una battaglia ancora aperta sul fronte dell'assistenza medica, della diagnosi precoce e delle strutture idonee, delle attività idonee per contrastare queste sequele. Questa malattia cosa ci ha insegnato? Ma ci ha insegnato che prima di tutto dovremmo essere pronti a partire dal livello ministeriale nazionale, perché non dimentichiamo che il nostro è un sistema sanitario nazionale, uno dei pochi residui in ambito europeo, per cui le epidemie, le pandemie vanno soprattutto prevenute da un punto di vista organizzativo e poi anche igienico-sanitario.